Ciao ragazzi, posso dirvi la verità? Sono un po' emozionato nel registrare questo video, perché questo sabato, il 12 marzo alle ore 15 per la precisione, a Roma, prenderà vita la decima edizione del derby degli youtuber romano. E quindi sono giorni un po' particolari perché non posso che con la mente tornare indietro nel tempo e ricordare un po' tutto l'upgrade che c'è stato in questi anni, perché 10 edizioni sono tante, sono 5 anni a tutti gli effetti. La prima, pensate, usciva il 4 dicembre 2016, stagione calcistica 16-17. Eravamo in un campo da calcetto, con una telecamera in movimento, fan presenti all'evento 2. Compresi noi, e quindi insomma qualche upgrade l'abbiamo fatto negli anni, qualitativamente, anche organizzativamente. E quindi appunto oggi voglio viverlo con voi, voglio riassumere un po' i momenti migliori delle prime 9 edizioni. Sì, fare un po' come i vecchietti al cantiere che sono lì, guardano e ripensano alla loro gloriosa vita. Ecco, noi oggi siamo in questa comfort zone, su questa poltrona un po' da vecchietto effettivamente, e ripensiamo al passato. Ovviamente però ricordandoci che il futuro è tutto da scrivere e sarà sempre in crescita. Mettetevi comodi e godetevi questi highlights. Amici miei, prima di partire non posso che ricordarvi di lasciare un like e iscrivervi al canale per supportare il video e per l'appunto il canale. Poi, per non perdervi i nuovi contenuti in uscita, attivate anche la campanellina, così rimanete aggiornati su tutto. Ma oggi devo ricordarvi soprattutto di seguirmi su Instagram, perché attivo attualmente un contest, un giveaway, all'interno del quale, ve lo lascio qui, questa è la foto, potete vincere questa maglietta indovinando nei commenti del post su Instagram il risultato esatto e il primo marcatore del derby degli youtuber, che appunto ci sarà sabato. Potete anche scegliere se riceverla autografata oppure no. Ora la faccio finita di tirarmela, possiamo partire. E torniamo indietro, ragazzi, parliamo proprio della prima edizione. Voglio un po' raccontarvi il dietro le quinte, di quel che è stato. Allora, intanto non so se sapete come nasce il derby degli youtuber, partiamo proprio da qui. Cercherò di essere sintetico, ma va contro i miei principi. C'era un gruppo WhatsApp composto da me, Sespo, Depez e Rudy Zlatan. Volevamo fare qualcosa di speciale per il derby che si stava per giocare, era un Lazio-Roma. Inizialmente un 2 contro 2, banalissimo, tra due laziali e due romanisti. Però poi abbiamo pensato, dai, perché non fare un calcetto? A questo punto non l'ha mai portato nessuno su YouTube. E quindi organizziamo, sentiamo un po' di YouTuber, ma all'epoca ne conoscevamo veramente pochi, sia romanisti sia laziali. Poi nel corso degli anni i laziali sono rimasti pochi, arriva 8 per loro è sempre un problema, noi invece siamo 20 e appena non chiamo qualcuno al derby mi querela, ma questa è un'altra storia. Quindi primo derby pareggio. Se dovesse succedere oggi si andrebbe ai calci di rigore. Beh, quella volta ovviamente non, cioè, siamo esseri umani, non ci avevamo pensato, e quindi pareggio ci stava. Per noi era una gara di campionato, finita così, contenti tutti, non contento nessuno. Ricordo di pagine laziali e romaniste che ci repostavano su Facebook, o che semplicemente, poi Facebook, cioè parliamo del. E non ce l'aspettavamo. Sembra un discorso banale da fare, ma non ce l'aspettavamo. Quindi ci siamo messi in testa, avendo visto proprio quanto fosse piaciuto quel contenuto, ok, riportiamolo al ritorno, anche perché poi era finito in parità e quindi bisognava decretare, no, chi fosse la migliore. La Lazio. Noi come all'andata rimontammo, eravamo sotto di 3 nel finale, rimontammo la partita, solo che poi al Golden Goal vinse la Lazio con Gigi, peraltro. Della terza edizione, invece, ricordo il freddo. Voi non avete idea di quanto faceva freddo. Grazie Fede, ora passiamo ad Edoardo. Vai, Sespo. Grazie. Registrammo a novembre, pochi giorni dopo il mio 18° compleanno. Infatti ero ubriaco ancora in campo. E fu contentissimo Sespo invece, perché la Lazio vinse, e in quel derby lì, se non sbaglio, vinse anche abbastanza bene rispetto alle prime edizioni, in cui appunto anche la seconda vinse al Golden Goal, rimonta contro rimonta. Ecco, quella volta la Roma meno bene. Nella Lazio peraltro chiamammo un portiere, cioè mi fidai di Gigi, e ho detto vabbè, portato un portiere, ha portato Alisson, ho detto ok, come vuoi tu, vabbè, farò di tutto. Noi invece avevamo Antoine, ora che ci penso, che è tornato in porta perché ha fatto tutte delle edizioni del derby, giocando largo sulla fascia, ma lui è un portiere.
ha giocato anche a livelli importanti alla Roma, anche se non ho mai capito come mai quel derby decise di giocarlo in pigiama, perché effettivamente l'outfit era particolare, ecco. Tuttavia, capimmo che era il momento di un upgrade per il derby degli youtuber, perché c'erano sempre più persone a voler partecipare. E in un campo da calcetto non è che ci potessero stare tutte, ma soprattutto anche esteticamente era più bello ricordare sempre di più una partita vera di calcio, un derby. E allora forse allargare da 5 a 8 era la cosa migliore. E tra l'altro un derby passato alla storia per più motivi in realtà. Il primo, la prima vittoria della Roma. Quel derby ricordato con il scusate il ritardo, con la data 3 aprile 2018, col derby che poi si è giocato la settimana successiva. Ma al di là del successo romanista, è passato la storia perché mi sono rotto il polso. Ma non metterò quell'immagine per la mia salvaguardia personale, se volete andate a vedere il video. Ecco, se ripenso al derby degli youtuber 5.0, penso al regà, stiamo costruendo qualcosa di importante. Quel giorno 500 persone all'evento, 250 almeno portate da Sespo e Mazzei, questo va detto per onestà intellettuale, però era pieno. 25 settembre 2018, era un lunedì, però è un derby peraltro passato alla storia perché voi lo sapete. Cioè, chi guarda i miei video, chi mi ferma per strada, chi mi chiama, mi dice sempre ma quanti pali hai preso oggi? Ecco, mi succede da quel derby. Ovviamente poi segna la Lazio. E segna ancora la Lazio, noi rimontiamo, tornano in vantaggio, li riprendiamo, insomma diventa un inseguimento a tutti gli effetti, solo che poi smettiamo di inseguire, perdiamo la partita, e però vi dico onestamente che quel pomeriggio, guardate, se c'è una pecca è appunto il risultato, ma da parte nostra, però neanche. C'è chi mi ha detto, parlando dell'ultimo derby e ci arriveremo, è stato il derby più bello, abbiamo vinto il derby più bello, anche i laziali mi hanno detto effettivamente era straordinario come atmosfera, è normale che dispiaccia perché da capitano della Roma vi dico che giocando la partita non è bello perdere, però l'atmosfera di quel pomeriggio me la ricordo molto bene e fu straordinaria. Fatto sta che le tradizioni vanno onorate. Derby successivo, altro palo, sempre sullo 0-0. Timo dribbling. Tenta il tiro! Il tiro! Si ferma sul palo! E poi vinse la Lazio. Però il derby successivo, io me lo ricordo, perché ci suicidammo. Mancavano sia Sespo che Mazzei, perché erano impegnati con il tour che stavano facendo all'epoca. E quindi io, dal cuore tenero, pensai, vabbè, senza Sespo e Mazzei sono molto svantaggiati. E quindi decisi di dare alla Lazio Reid, che poi alla Lazio ha giocato da calciatore come portiere, quindi poteva anche essere realistico, e VT9 che mi disse dai, se va di là Ricky, vado di là anch'io. Indovinate chi fece la differenza in quel derby. E comunque, questa era la terza stagione dei derby degli youtuber. Siamo partiti 16-17, abbiamo continuato 17-18, questa era 18-19 e fu tra l'altro il primo anno, quindi le prime due edizioni, in cui ci fu, questo va detto, e anche questa comunque è una roba che ci riempie un pochino d'orgoglio, un upgrade da un punto di vista di nomi. Perché nei primi derby, io ricordo i commenti giusti sotto i video, ma derby di youtuber, questi chi so, chi conosce, è vero ragazzi, ma se l'idea viene a youtuber poco seguiti, è normale che nel corso delle prime edizioni ci siano youtuber poco seguiti, ma anche oggi non possiamo arrivare a determinati nomi che mi chiedete, magari un giorno ci arriveremo, perché cerchiamo sempre di coinvolgere tutti. La quarta stagione del derby degli youtuber ha coinciso anche con qualcosa di storicamente importante, non per noi ma per il mondo intero, ovvero la pandemia. C'è stato un solo derby nella stagione 19-20, ma vi sorprenderà, non è stato per colpa della pandemia, ma è stato per colpa dei calendari, in realtà. Nel senso che il derby da calendario si giocava il primo settembre
e poi a metà gennaio, perché era la seconda giornata. Il primo settembre io ero in Puglia a fare l'animatore, esperienza meravigliosa della quale vi ho parlato in passato qui sul canale, e poi in generale a Roma non c'era praticamente nessuno, quindi non riuscimmo ad organizzare quel derby. Solo che, capite bene, io quando uscirono i calendari qualche settimana prima ero sempre lì in Puglia, rosicai come un cane sostanzialmente, perché era come un figlio questo derby, non puoi non portarlo. E la carica andò sulla partita di ritorno. Si gioca a metà gennaio, un freddo della Madonna, ma tanta voglia di far bene, di vincere, io lo dissi anche nell'intro. Andiamo in campo, e oggi si vince. Portando sfiga. Però anche lì altro upgrade, perché ci fu Dexter in telecronaca con Momo, dei tossicodipendenti coi parastinchi. Vi dico la verità, io ricordo quella settima edizione come una delle partite giocate meglio dalla Roma. Finì 5-1 per la Lazio. Lineare. Ma ve lo dico, perché è facile dire abbiamo giocato bene quando vinciamo. E quella volta giocammo veramente tanto bene. Creammo tantissimo. E Matteo Cobianchi, che ancora insulto per questo, parò di tutto. Io poi presi il mio solito palo a inizio secondo tempo sull'1-0 per la Lazio. Quella volta almeno non sullo 0-0. Segnai sul rigore, un gol francamente inutile del 5-1. Ci fu un bellissimo gol di tacco di Lollo Giampaolo. Però a distanza di tempo non posso che ricordare la settima edizione come la prima a raggiungere 1 milione di visualizzazioni. Con un anno di distanza, praticamente, perché successe, se non sbaglio, a febbraio-marzo 2021. E tra l'altro la particolarità di quel periodo, vi parlo di febbraio-marzo 2021, quindi vi parlo dell'anno scorso ormai, è che, allora, eravamo tutti chiusi in casa. Non so se ricordate questo piccolo particolare dei nostri ultimi anni di vita. Io sento che forse riaprono i calcetti, i calciotti. Idea geniale, facciamo l'ottava edizione. Non possiamo fare gli eventi, la facciamo a porte chiuse, siamo costretti. Tant'è vero che l'ottava edizione viene un po' ricordata come i due striscioni: ci mancate, ci rifaremo con gli interessi. Ed è stata un'edizione un po' particolare, bisogna dire la verità, perché è vero che eravamo lì, c'era sempre il clima derby, volevamo vincere sia noi che loro, però intanto a porte chiuse si respirava un'aria diversa. E poi anche da un punto di vista fisico eravamo molto in difficoltà. Basti pensare che avevano riaperto i campi da gioco il 26 aprile e noi ci siamo dovuti preparare in fretta e furia per l'8 maggio, giorno in cui abbiamo giocato. A posteriori forse non rifarei questa cosa. Però uscì una bella partita, a discapito, no, di tutti questi problemi. Finì, se non sbaglio, 5-4, sempre per la Lazio, ecco. Ci furono bei gol, uno di Reid, l'altro di Lollo Giampaolo, e una rimonta sfiorata dalla Roma nel finale, che però rimase sfiorata, perché la Lazio vinse anche quel derby degli youtuber. Che però ad oggi resta l'ultimo derby vinto dalla Lazio, il sesto ed ultimo derby vinto dalla Lazio, dato che poi nella nona edizione del derby è andata diversamente. Però, e qui c'è un bat grosso come un palazzo, tra l'ottava e la nona edizione non possiamo dimenticarci della YouTuber Summer Cup. E lì, a parte l'esserci goduti tutti quanti 2 giorni a Roma meravigliosi, esserci divertiti tanto, beh, anche da un punto di vista di squadre, e vi parlo della Roma in questo, abbiamo ripreso un po' di fiducia, perché venivamo da tante sconfitte precedenti, non eravamo molto squadra. Ecco, lì abbiamo capito anche da un punto di vista, perché poi si gioca a calcio, quindi è normale che serva un po' uno switch mentale. Quella è stata la nostra occasione per switchare mentalmente. La mia, perché ovviamente ho preso i miei pali, ma ho fatto anche dei gol e quindi mi sono risbloccato da un punto di vista di gol. Ci sono state delle basi che abbiamo instaurato, c'è stata la riscoperta di Antoine in porta. Poi a settembre siamo ripartiti da quelle basi. Il risultato è stato positivo, ha vinto la Roma, è tornata a vincere dopo 3 anni insomma, dall'ultima volta. Era il 3 aprile 2018, la vittoria è arrivata il 22 settembre 2021, quindi insomma, diciamo 3 anni e mezzo. Ma in generale il pomeriggio, ragazzi, è stato meraviglioso. Io parlo sempre benissimo di quell'edizione lì, perché parlo sempre benissimo dell'atmosfera respirata in quell'edizione lì. Pubblico calorosissimo, ci ha fatto sentire i calciatori, a tutti. Ovviamente io non posso dirvi come si sono sentiti gli altri, ma posso dirvi che portare palla in campo e sentire un capitano, c'è solo un capitano, fumogeni a inizio partita, cori intonati neanche fossimo all'Olimpico, è stato meraviglioso. E per questo vi dico che è stata la mia edizione preferita, perché ha incarnato tutti i valori
che sognavo da subito per il derby. Quindi un pomeriggio che fosse un'occasione di interazione, di condivisione, stare tutti insieme, una bella partita, la competizione, quella sportiva, e poi l'atmosfera da stadio. È stato bello e si è chiusa così, con la vittoria a calci di rigore, un video che non posso, anche per motivi di tempo, riraccontarvi tutto, ma del quale ovviamente abbiamo parlato sul canale anche in video appositi. Non ho parlato dei derby di Milano, ma perché quelli sono un'altra storia, ne parleremo in altre occasioni. Fatemi sapere qui sotto nei commenti da quanto mi seguite. Derby degli YouTuber Edition, quindi ti seguo dalla terza edizione, ti seguo dalla quarta, poi magari avete iniziato a seguirmi per altro, ma derby degli YouTuber, qual è il primo che avete visto sul canale? Ditemelo qui sotto nei commenti. Ragazzi, sabato ci divertiremo a prescindere da come andrà, sarà un bel pomeriggio, e poi seguitemi su Instagram e anche qui sul canale per scoprire quando uscirà la decima edizione del derby degli YouTuber tra Roma e Lazio. Non finirei più questo video perché l'ho detto, sono un po' emozionato oggi e mi ha fatto tanto piacere condividere con voi questi minuti, ma devo chiuderlo in qualsiasi modo, quindi mi limiterò come sempre a dirvi: never give up, puntate sempre in alto, date tutto per raggiungere l'obiettivo, perché poi i risultati si vedono. Alla prossima, ciao!